dato così una sistemata perché veramente non potevo stare in continuazione con i capelli tipo attaccati e con una faccia orribile, perché ovviamente stando a casa un pochino ci si trascura e niente, insomma mi sono un pochino cambiata, sistemata e ho un pochino di cose da fare questa mattina. Ho scongelato la carne, oggi è appunto domenica, quindi faccio un po' di carne per pranzo e poi avevo pensato questa sera di fare o una focaccia alla macchina del pane o un rusticone. Allora, eccoci qui con il nostro lievito madre, che gentilmente è stato offerto da mio padre, che ce n'aveva un po' e me l'ha praticamente dato, senza che, insomma, io stessi tipo 10 anni a farlo perché ci vuole tantissimo. L'aveva già fatto lui, io me ne sto prendendo cura praticamente perché giustamente è come un bimbo, quindi va sempre rinfrescato. Allora, voglio fare il pane. Siccome praticamente il lievito madre va rinfrescato a mano, ecco, voglio provare, visto che c'è la macchina del pane, a rinfrescarlo nella macchina del pane, perché ho visto che alcuni di voi fanno così. Quindi lo rinfrescano, poi lo lasciano lievitare, diciamo, per qualche ora e poi continuano a inserire gli altri ingredienti nella macchina del pane a fare il pane. Ovviamente non uscirebbe mai come quello che è nel forno, però parliamo sempre di sbrigarci e di voglio dire non stare a ciuciuschiare, e quindi voglio vedere, voglio capire se funziona bene. Quindi dobbiamo mettere la stessa quantità di lievito madre, quindi gli stessi grammi di lievito madre, gli stessi grammi di farina per rinfrescarli e la metà dell'acqua. Ci sono tantissimi video su YouTube per il lievito madre, quindi non sto qui io a dare consigli perché, anche perché sono le prime volte che lo utilizzo, quindi non sono insomma la persona adatta per dare dei consigli. Adesso dobbiamo aggiungere la stessa quantità di farina, 0, e la metà dell'acqua. Allora, mettiamo il cestello nella macchina del pane, così. Quindi aggiungiamo la farina e mettiamo il programma impasto, quindi 9. Ok, 10 minuti di impasto, penso che vadano. Quindi mettiamo un po' di farina. Ok, e poi iniziamo a mettere l'acqua, che io ho riscaldato un po' nel microonde, non proprio calda, eh. Il problema che ho riscontrato in questa macchina è che siccome parte da 1 kg con 270 grammi di farina fa più fatica a impastare, quindi ha bisogno poi di una mano mia con la spatola, attenzione poi insomma alle pale, perché sennò non riesce ad impastare tutto. Abbiamo finito. Vedete, è stato impastato perfettamente. Quindi adesso cosa facciamo? Devo dividere praticamente la pasta che mi serve per fare il pane o la pizza, e il resto invece andrà nel vasetto nel frigorifero, e la possiamo conservare per 5, massimo una settimana, e poi dobbiamo di nuovo rinfrescare. Allora, mi sono resa conto che in realtà la pizza devo farla dopo domani, quindi non mi conviene lasciare nella coppa la pasta. Allora, qui abbiamo il vasetto che avevamo anche prima, che però è diventato troppo piccolo per la pasta giustamente che adesso mi è uscita, perché come avete visto prima erano quasi 700 grammi di pasta. Quindi praticamente adesso lascio riposare fino a quando praticamente la pasta non raddoppia. E questo è l'altro vasetto pure che sto utilizzando per mettere il resto della pasta, e penso che questo poi lo utilizzerò per fare la pizza sabato, e oggi è giovedì e quindi pensavo che fosse domani sabato. Allora, adesso facciamo riposare questo così per qualche oretta, appunto finché non raddoppia, poi
tappo di questo finché non raddoppia. Ok, questo invece, che è appunto quello che voglio utilizzare per il pane, ci faccio la croce classica che si fa. La copro con la pellicola trasparente, faccio proprio come quando la uso per fare la pizza e la impasto a mano, voglio proprio vedere cosa esce. Vado a mettere la macchina del pane e ci vediamo appena lievita. Allora, come vedete, il lievito madre è raddoppiato, sono passate circa 3 ore, anche 4. E adesso lo chiudo, lo metto in frigo. Qua invece è già raddoppiato, la parte diciamo che era aperta la chiudiamo, uso la macchina del pane per qualche ora altra. Partiamo col vero e proprio impasto del pane e quindi utilizzerò il programma 9 per sciogliere il lievito e successivamente il programma 10, quindi quello per l'impasto, quindi spezzetto il lievito in piccoli pezzettini e unisco l'acqua con praticamente i grammi che mi servono e vi lascio tutti quanti gli ingredienti precisi per il pane giù nell'info box. Successivamente faccio partire il programma 9 e faccio sciogliere la pasta madre. Una volta che finisce la prima fase di impasto, parto poi col programma 10, che è quello che dura 1 ora e 40, che ha le varie fasi di impasto e di lievitazione. Inserisco la farina. Una volta che poi passano i primi 10-20 minuti di impasto e quindi la pasta già si è rassodata l'impasto, procedo a mettere il sale, perché il sale è importante metterlo sempre dopo. Una volta che termina l'impasto, quindi che sento i beep per togliere le pale, fermo il programma e passo sulla spianatoia. Qui impasto e faccio le pieghe classiche che si fanno al pane. In teoria si dovrebbero fare ogni 15 minuti, però io ho provato a farle solamente una volta, proprio perché vi dicevo voglio cercare di capire se riesco in minor tempo possibile a fare il pane, quindi a fare diciamo la procedura normale come se fosse stato fatto solo nella macchina del pane. Poi mi regolo che praticamente il pasto è diventato bello, di una consistenza buona che a me piace, lo riposiziono nella macchina del pane con un po' di farina, ci faccio i tagli con il coltello e lo lascio tutta la notte a lievitare nella macchina del pane. Quindi ci vediamo domani mattina. Allora, sono le 8 di mattina, mi sono appena alzata e andiamo a vedere com'è il pane slievitato dopo 12 ore. Alle bolle. Ok, spennellato tutto. Perfetto. Adesso mettiamo il programma cottura, quello normale che si utilizza solo per cuocere, quindi il 15, per ben 2 volte. Quindi il 15 dura 1 ora. Allora, è passata 1 ora. Lo schermino, non riuscite a vederlo? Che profumo! Però non è gonfissimo. C'è qualcosa che non va. È uscito un pochino piatto di sopra. Vabbè, comunque adesso gli diamo un'altra cucinata. Quindi questo lo rifacciamo partire da 15 di nuovo. Programma 15. Un'altra ora, più o meno poi dopo una mezz'oretta vediamo com'è, che penso che un'ora e mezzo sia abbastanza. Quindi come vedete è uscito bello croccante, come piace a me, e anche l'alveolatura mi piace abbastanza, anche se devo fare ancora delle prove. La parte centrale è collassata, credo perché ho aperto subito dopo la lievitazione di tutta la notte, ho aperto per spennellare con l'olio. In realtà l'ho fatto collassare, quindi non avrei dovuto aprire assolutamente la macchina del pane e sarei dovuta passare direttamente alla cottura. Quindi la prossima volta cercherò di non aprire la macchina e di passare la mattina successiva direttamente alla cottura. Io ragazzi vi lascio con l'assaggio, che è veramente molto 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 buono. Ovviamente è ancora la prima prova, quindi devo fare altre prove. Fatemi sapere giù nei commenti se avete dei consigli utili per migliorare questo pane e se avete qualsiasi domanda, mi raccomando sempre giù nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Io vi mando un grosso bacio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!